gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo in un nuovo giorno di quarantena. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Oggi ragazzi è il 26 marzo quando sto registrando questo video e voi probabilmente lo starete vedendo il 27 marzo. Fatto sta che il 24 marzo, quindi martedì scorso, io ho fatto un piccolo esperimento. In realtà non era nei miei piani fare questo esperimento, ma adesso vi spiegherò un attimo brevemente che cosa è successo. Per motivi che non sto qui a specificare, ho fatto una bruttissima litigata con mia mamma, infatti non gli ho parlato per tutta la giornata di martedì e nemmeno ieri in realtà, e niente, adesso la evito semplicemente. Comunque non sto qui a spiegarvi perché abbiamo litigato, perché non mi interessa, però fatto sta che nel mentre presa dalla litigata non avevo voglia di sentire nessuno e poi volevo fare un dispetto nascondendo il mio telefono per non fare le telefonare, dato che di solito telefona con il mio. Niente, comunque fatto sta che ho spento il telefono e per una giornata intera, dalle 8 e mezza di mattina circa fino alle 8 e mezza del giorno dopo, non ho minimamente toccato il telefono, nemmeno i social. Ci sono stati degli effetti positivi e degli effetti negativi ed è proprio questo di cui andremo a parlare in questo video. Siamo presi tutti dal vedere continuamente le notifiche, soprattutto quando appunto abbiamo la suoneria attivata e quindi ci arriva ogni tanto le notifiche che arrivano. Sì, lo so, l'ho fatto uguale, ma quelli sono altri dettagli. E ho notato che spesso mi distraggo anch'io, quindi mentre sto facendo una qualsiasi cosa, magari al computer o sto vedendo un film, eccetera, mi arriva la notifica e mi perdo parti del film, parti di quello che sto facendo per andare a vedere la notifica. E infatti mi distraggo spesso, anche magari mentre facevo i compiti avevo il telefono vicino, quindi se arrivavano dei messaggi sul gruppo di classe, di WhatsApp, eccetera, entravo lì e rispondevo e magari mi ritrovavo anche a perdere 10-15 minuti così a stare sulla chat inutilmente anche. Invece appunto martedì, che non ho usato il telefono per tutta la giornata, ho notato delle cose molto molto carine. La prima era che ero molto più attenta a ciò che facevo sul PC o comunque in generale, quindi per esempio se mi stavo guardando una serie TV mi guardavo tutto l'episodio per bene, tutte le scene, e non perdevo nulla per la strada. Ero molto meno stressata mentre facevo i compiti perché appunto mi concentravo sui compiti e quindi li ho finiti in molto meno tempo di quanto in realtà ci metto di solito, anche se alla fine la quantità di compiti era comunque la stessa, solo perché appunto non ho perso tempo inutilmente a vedere ogni tanto le notifiche, entrare ogni tanto su Instagram, entrare ogni tanto su Facebook, eccetera eccetera, e quindi appunto non ero schiava delle notifiche, quindi non entravo ogni tanto sui social anche se non arrivava niente per vedere se c'era qualcosa di nuovo. E quindi tutto il tempo che di solito passo sui social, che devo dire la verità non è nemmeno tanto, perché se andiamo a vedere l'utilizzo medio di Instagram faccio massimo un'ora e mezza, due ore al giorno su Instagram, quindi non è tantissimo considerando che comunque quell'ora e mezza eccetera si somma soprattutto nell'arco di tutta la giornata e lo uso soprattutto quando sto nel letto prima di dormire, perché magari mi riguardo tutte le storie, tutte le notifiche che sono arrivate nel corso della giornata. Però ovviamente in questo piccolo esperimento ci sono stati anche dei punti negativi, che sono stati il fatto di non aver contatti con le persone a me vicine, quindi non ho parlato con i miei amici, non ho parlato con amici che ho solo da lontano, tra virgolette, che appunto non ho ancora avuto il piacere di incontrare di persona. E in caso di urgenza ovviamente non ero reperibile, infatti su questo devo dire la verità, mi hanno chiamato anche molte volte i miei compagni di classe, la mia migliore amica, un altro mio amico, che si sono preoccupati che appunto non mi arrivavano né i messaggi su WhatsApp né ero reperibile al cellulare. Pensavano fosse successo qualcosa, ma in realtà no, io stavo benissimo, stavo semplicemente non utilizzando il telefono per quel giorno. E un altro punto negativo è che secondo me ho scelto il periodo proprio meno adatto per fare questa cosa, perché ovviamente stiamo facendo lezioni online e quindi avrei potuto perdermi qualche cosa importante per quanto riguarda la scuola. Comunque questo è stato un esperimento tra virgolette, successo un po' a caso, però penso che nei prossimi mesi, magari quando la situazione coronavirus si sarà calmata e quando non avrò più bisogno del telefono
così spesso, diciamo, farò un altro esperimento di questo tipo. Magari proprio una settimana intera senza accendere il telefono, o magari proprio senza usare la tecnologia, quindi neanche il computer, per dirvi. Avrei voluto prolungare questo esperimento al minimo 2 giorni, ma come vi ho detto, per cause non mie, comunque non mi è stato possibile. Comunque, alla fine sono arrivata alla conclusione che dovremmo smettere di essere così schiavi dei telefoni. Quindi vi consiglio vivamente, se non lo fate già, di spegnere il telefono almeno quando fate compiti o quando lavorate. E penso che questa sarà un'abitudine che introdurrò anch'io, perché altrimenti mi distrago troppo facilmente, troppe volte perdo tempo inutile. Una cosa è che perdo tempo mentre sto perdendo tempo, quindi magari mentre sto vedendo una serie TV o sto facendo altro, tipo sto giocando ai videogiochi, e una cosa è che perdo tempo in situazioni in cui il tempo, tra virgolette, mi serve davvero, quindi mentre sto facendo i compiti o mentre sto editando un video. Certe volte perdo così tanto tempo mentre edito un video che non mi ricordo manco che lo stavo editando, e molte volte mi ritrovo a dire: oddio, ma che stavo facendo? Che cosa devo fare qui? Quindi sì, per quanto mi possa piacere il telefono, quanto mi possa piacere Instagram, WhatsApp, eccetera, eccetera, penso che comunque ci sia bisogno di staccare la spina ogni tanto. Fatemi sapere se avete mai fatto un esperimento del genere, se avete mai spento il telefono per una giornata intera o più tempo, e fatemi sapere se siete d'accordo con i benefici e i punti negativi invece che vi ho illustrato in questo video. E niente, io vi aspetto martedì prossimo con un prossimo video, e speriamo di poterne fare uno prestissimo all'aperto, perché davvero io non ce la faccio più. E niente, io vi aspetto prossimamente con prossimi video. Bella!